Tutto questo può far pensare che a strumenti di questo tipo potesse essere assegnata anche la funzione di GPS del luogo e quindi misuratori della latitudine del luogo. E la descrizione del cosiddetto templum solare del luogo ci riporta alle grandi e famose strutture megalitiche di tutto il pianeta. Prima tra tutte Stonehenge. Nei nostri numerosi viaggi spesso ci siamo accorti che antichi siti megalitici erano perfettamente orientati per comprendere e vivere meglio solstizi ed equinozi. Ma come facevano gli antichi a collocare tutto questo in maniera così precisa? Avevano degli strumenti? Perché lo facevano? Bene, lo studio di questi nostri piccoli oggetti può rivelarci qualcosa di importante. Già, perché i due dischi avrebbero la stessa funzione dei grandi cerchi di pietre, soltanto in formato da viaggio. Inoltre, l'angolo formato dalle due diagonali indicherebbe la latitudine e quindi la posizione esatta in cui si trova l'osservatore. Questa figura è molto antica, tanto che viene riportata anche nel libro di astronomia di Enoch, dove ci sono però dei riferimenti astronomici che sembrano indicare che quella figura non può funzionare alle latitudini medio orientali, ma soltanto nel continente europeo. Infatti Enoch riporta dei dati precisi che si riferiscono a una latitudine di poco superiore ai 47 gradi. Ma allora, il libro di Enoch ci parla di una civiltà europea? E in questo caso, come è arrivato a Qumran un oggetto del genere? La domanda è quindi: se un testo importante come il libro di astronomia di Enoch, che fa parte della cultura biblica, contiene indicazioni astronomiche più collegabili al mondo transalpino, qual è la relazione fra il disco di Monte Bibele e il disco di Qumran? È forse il disco di Qumran che può derivare da questo e la figura che in essi è contenuta può derivare da una cultura transalpina e non medio orientale? Dobbiamo considerare che gli uomini misuravano il tempo come viene descritto nel libro di Enoch. Per noi, che ora guardiamo indietro all'epoca in cui vivevano quelle popolazioni, è incomprensibile che non considerassero Mosè la figura centrale, mentre era, ad esempio, Enoch la figura che contava. A questo punto, è il disco di Qumran a derivare da quello di Monte Bibele? E in questo caso, come mai in quella zona del Medio Oriente seguivano le indicazioni del libro di astronomia di Enoch che si riferisce al nord Europa e non a quei luoghi? Inoltre, le piccole differenze nelle incisioni dei due dischi sembrano indicare che il disco di Monte Bibele, a differenza di quello di Qumran, può funzionare in qualsiasi parte del mondo. Allora, ricapitoliamo. Due oggetti realmente sorprendenti, uno ritrovato vicino al Mar Morto, l'altro sull'Appennino tosco-emiliano. Sembrano avere le stesse funzioni, ma quello italiano ha qualcosa di speciale. Infatti, funzionerebbe in ogni parte del nostro pianeta. Ma che cosa se ne facevano gli antichi di uno strumento così sofisticato? Il quadrante solare di Monte Bibele è stato ritrovato in un posto ben preciso, all'interno del tempietto adibito ai riti di fondazione della città. Un luogo perfettamente orientato col sorgere del sole al solstizio d'inverno. Forse era proprio con oggetti come questo che le antiche popolazioni orientavano astronomicamente le loro città? Ma perché avevano quella che ai nostri occhi sembra una vera e propria ossessione per le stelle? Insomma, perché lo facevano? Quello che stiamo scoprendo dalle ricerche condotte a Marzabotto, la città etrusca di Marzabotto, è che l'ideologia del rito di fondazione è legato a un concetto cosmologico. Gli antichi cioè ritenevano che il cosmos fosse composto di tre parti: la parte aerea, il livello terrestre, la terra di mezzo, volendo citare un noto romanzo di Tolkien, e il mondo infero. La fondazione della città
doveva essere l'istante in cui questi tre mondi si congiungevano. Gli antichi sapevano che la Terra ruotava intorno al proprio asse nord-sud. In questo modo comprendevano come il Sole fosse visibile nelle ore del giorno, che loro chiamavano la dimensione celeste, e nascosto nelle ore notturne, la dimensione infera. Per gli antichi era molto importante trovare il punto di passaggio tra queste due dimensioni e la Terra, quella in cui vivevano, perché ritenevano che, attraversandolo, sarebbero entrati in contatto con le dimensioni ultraterrene. Le città dovevano quindi essere realizzate nel modo più propizio alle divinità che governano i tre diversi livelli: cielo, terra e infero. Il punto di passaggio tra i mondi era l'istante che si ripeteva nei solstizi e negli equinozi e che per loro aveva un valore sacrale importantissimo. L'istante in cui i cancelli sulla terra si aprivano e i tre mondi erano uniti. In quel momento e solo allora si poteva passare da una dimensione all'altra e quindi entrare in contatto col mondo degli dèi. La divinazione sarebbe cioè collegata allo spazio in quanto avveniva lungo le direzioni degli assi solstiziali, ma anche al tempo in quanto poteva avvenire solo nei giorni propizi e quindi i solstizi. Questi dischi sono quindi lo strumento più antico con una funzione rituale mai rinvenuto. Questa ideologia di fondazione è un'ideologia che si svela oggi per il mondo etrusco, ma che in realtà è comune a tutte le civiltà. Sicuramente è comune alla civiltà cinese. In Cina il rito di fondazione delle antiche città, attraverso l'idea del grande modello, avveniva proprio in questo modo. Vi era cioè una precisa sensibilità del sacerdote officiante il rito verso i punti solstiziali, e abbiamo fonti e documenti che testimoniano questo. Ma non è tutto. Abbiamo visto come questi antichi computer di pietra servivano anche per orientarsi in territori sconosciuti. In particolare, l'oggetto di Monte Bibele, che non sembra avere limiti di latitudine, sarebbe un oggetto utilizzabile in qualsiasi parte del mondo. Ma ci sono prove a sostegno di tutto ciò? Come possiamo essere sicuri che in fondo non si tratti di semplici meridiane utili soltanto a indicare l'ora? Incredibilmente, la prova che questi oggetti sono davvero universali e validi ancora oggi sembra avercela fornita la NASA. Come in un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, adesso dobbiamo abbandonare la Terra. Infatti dobbiamo parlare di Marte, di una missione spaziale cominciata nel 2004. Centro di controllo spaziale della NASA di Cape Canaveral, gennaio 2004. Ha inizio la missione Mars Exploration Rover. Due piccoli veicoli automatici chiamati Spirit e Opportunity vengono inviati su Marte per perlustrarne la superficie. Tra gli altri scopi vi è quello di calcolare la posizione del Sole in tutte le ore dei giorni marziani. Questo serve per potersi orientare in un luogo di cui non si hanno riferimenti geografici. In questo caso, appunto, il pianeta Marte. Ma per poter stabilire la posizione del Sole, gli scienziati americani hanno dovuto inventare uno strano strumento a forma di meridiana. Chiamato Mars Sundial, serve innanzitutto a identificare il nord geografico marziano per un osservatore, in questo caso la sonda, che si trovi sul suolo del pianeta. La piccola meridiana è costantemente ripresa da una telecamera che invia le immagini sulla Terra. In questo modo si può ricostruire il movimento dell'ombra dell'asta, che forma una figura ben precisa. Una figura del tutto simile ai templum solari dei nostri due piccoli dischi di pietra e terracotta. E non è tutto, perché il Mars Sundial, incredibilmente, è in tutto e per tutto simile ai dischi di Qumran e di Monte Bibele.
Quando le sonde sono state inviate su Marte, dei manufatti terrestri ancora non si parlava. Uno, ritenuto un peso per telai, era esposto al Museo di Qumran a Gerusalemme, mentre l'altro giaceva impolverato in una cantina dell'Appennino bolognese. Gli scienziati della Cornell University, che hanno messo a punto il Mars Sundial, hanno quindi inventato uno strumento praticamente identico ai quadranti solari usati dagli antichi. Solo ora ci si è resi conto che quel meccanismo così utile su Marte è uguale ai nostri dischi di antica fattura. Due strumenti talmente evoluti che il loro utilizzo va oltre i confini del nostro pianeta. Questi oggetti, così antichi e così semplici, sembrano avere davvero la funzione di mettere i mondi in comunicazione tra loro, come credevano gli antichi. La funzione di aprire i cancelli degli dèi. Una storia affascinante, incredibile, che ancora una volta ci fa pensare come gli antichi abitanti della Terra non fossero poi così primitivi come ancora oggi ci limitiamo a